¡Ahhh! <laughs> <laughs> Cari telespettatori, buonasera. Ospedali in vendita. La sanità pare che passi dalle mani del pubblico al privato. C'è polemica, c'è polemica da parte delle organizzazioni sindacali, da parte di molti sindaci. In ballo ci sono per il momento, a quanto pare ce ne, ne saranno altri: l'ospedale di Bordighera l'ospedale di Albenga, l'ospedale di Cairo Montenotte. Ecco, c'è una rivoluzione che parte dal centrodestra che oggi governa eh, la regione e vogliamo cercare di capire un po' andando un po' più a fondo che cosa sta realmente accadendo, che cosa accadrà a queste strutture che negli anni hanno rappresentato il fiore all'occhiello eh, della sanità o di una certa sanità che oggi per volere della regione eh, devono per forza passare di mano. Uno eh, dei personaggi politici che più di altri si era battuto perché l'ospedale, ad esempio l'ospedale di Albenga, eh, non venisse chiuso o rimanesse comunque non una dipendenza del Santa Corona, è l'attuale coordinatore regionale di Forza Italia che è Marco Melgrati, l'architetto Marco Melgrati, che stasera è qui con noi e che ringraziamo. Ehm, Architetto, il problema è grosso perché c'è una reazione da parte eh, della popolazione, da parte dei sindaci, di molti sindaci, però a quanto pare soltanto i sindaci di centro-sinistra o sindaci che sono veramente espressione di liste civiche. I sindaci vicino a voi e lo stesso sindaco eh, della sua città sono favorevoli alla, alla privatizzazione degli ospedali. E come mai? Avete cambiato idea? Come Forza Italia? o? Oh. Le nuove alleanze vi obbligano a fare certe cose? Allora, parliamo, partiamo dalle premesse. Eh, prima di tutto, la situazione che noi ereditiamo, cioè che, noi, che eh, la regione ha ereditato eh, con la giunta di centro-destra, è una situazione pregressa che ha lasciato dei morti sul campo, voglio dire. Perché? Eh, per esempio gli ospedali di Albenga, Caro Montenotte e San Charles di Bordighera, che sono quelli che sono oggetto, sarebbero oggetto di questo possibile intervento dei privati, non chiamiamola svendita o privatizzazione, perché poi ci sono dei parametri molto precisi. Eh, e derivano da situazioni di compromissione di. Eh, eliminazione di reparti, di depauperamento di quello che è la struttura proprio sanitaria di questi ospedali. No, quindi se si è continuato a togliere da parte del, della giunta di centrosinistra negli ultimi dieci anni, il risultato è che poi questi ospedali e soprattutto l'ospedale di Albenga, che è un ospedale nuovo, il più nuovo in Liguria, si trova con una struttura priva di parecchi contenuti. E che questo noi, io personalmente quando ero in Consiglio regionale ho continuato a denunciarla questa cosa perché eh, ad Albenga piano piano sono state tolte tantissime cose, tantissimi servizi al pubblico perché, vede, quello che importa sono i servizi al pubblico. Allora se questa sorta di eh, affidamento ai privati di queste tre strutture pubbliche può portare a un incremento dei servizi al pubblico io credo che sia una cosa positiva. È tutto da verificare però perché comunque era una cosa prevista nei programmi del centrodestra, capisco che i programmi non li legge nessuno, quando si va a votare nessuno si prende la briga di andare a leggere i programmi, nei programmi del centrodestra c'era un aumento della privatizzazione perché non è vero che in Liguria non esistono ospedali privati, esistono ospedali privati soprattutto a Genova, parliamo del Galliera, il Gaslini eh, e parliamo anche dell'Evangelico, che sono ospedali che sono privati e eh, hanno le convenzioni col pubblico. Quindi di fatto il fatto che possano diventare degli ospedali a management privato, mantenendo per esempio i contratti in essere dei eh, dipendenti pubblici, può essere anche un vantaggio se crea le condizioni per incrementare i servizi. Se per esempio vengono fatti in questi tre ospedali i eh, punti di pronto soccorso, invece dei punti di primo intervento che sono stati realizzati dalla giunta di centro-sinistra, eh, facendo di fatto un, uh, un, un impoverimento di questi ospedali, perché una cosa è avere un punto... Di primo intervento è una cosa avere un pronto soccorso a tutti gli effetti dove chiunque può accedere per qualunque tipo di patologia essere curato ed essere, e intervenire immediatamente. Ecco scusi, eh, mi permetta l'architetto, lei eh, sostiene che l'ospedale di Albenga poteva funzionare meglio in sostanza, ma eh, questa struttura non è stata realizzata dal centro-sinistra, è stata realizzata dal centro-destra, cioè una sorta di mega struttura che eh, l'amministrazione Biasotti no, eh, costruì e diede il via con dei cambi, anche se ricordo bene tra la vecchia struttura dell'ospedale che è rimasta dal Benga una struttura fatiscente, eh, diciamo veramente un monumento all'incuria per dar vita a questo ospedale che doveva essere il fiore all'occhiello. Ecco, oggi però eh, avete cambiato completamente idea, cioè lei oltre che essere vice coordinatore eh, di Forza Italia regionale e il coordinatore se non sbaglio è l'ex governatore Biasotti. Biasotti, lei è anche un esponente, anzi è il presidente di una corrente di Forza Italia che lei è tra, e insieme ad altri ha creato, no? che è Politica per Passione. Ecco, quale forza... E portandoci un po' da quella che è la realtà strutturale, ospedaliera e sanitaria di questa nostra Liguria, quanto influisce il potere politico, cioè se c'è il centrosinistra tutto va sul pubblico, arriva il centrodestra e improvvisamente capisce cambia eh, la realtà eh, sanitaria Ligure. La mala cambia perché deve eh, essere in pieno accordo con eh, Piemonte e Lombardia, soprattutto con Lombardia, perché Piemonte insomma non è dello stesso colore. Eh. Dell'amministrazione regionale Ligure. Ecco, perché a tutti i costi si deve privatizzare? Chi ci dice che il privato che deve fare sicuramente business non cancelli determinate realtà, determinate strutture all'interno degli ospedali, perché non rendono e pertanto lascerebbero il cittadino senza un qualche cosa, ecco, magari l'oculistica non rende, chiudiamola e mandiamola nel pubblico di Santa Corona. No, questo non è assolutamente possibile, al di là del fatto che anch'io non sono, eh, diciamo, così eh, assolutamente convinto del tutto di questa operazione, perché è un'operazione comunque da valutare, perché dovrà essere valutato quello che è il protocollo di affidamento ai privati, perché se il protocollo di affidamento ai privati prevede alcune eh, particolarità, e cioè come traspare così dal, da quello che eh, è stato detto, la eh, realizzazione di te pronto soccorsi che dietro il pronto soccorso porta all'implementazione di alcuni reparti, di alcuni servizi obbligatoriamente, e il mantenimento di quelli che sono i servizi eh, della. <coughs> Eh, struttura pubblica già esistente è chiaro che per i cittadini, io faccio un discorso per i cittadini assolutamente. Mi dispiace che le organizzazioni sindacali abbiano preso di mira questa operazione senza conoscere i contenuti perché, come ho detto anch'io, eh, aspetto di conoscere i contenuti di questa eh, operazione perché se ai cittadini viene dato un servizio migliore all'interno di queste strutture, l'operazione è positiva, al di là del fatto che lo faccia il centrodestra o il centro-sinistra Lei mi ha parlato di centrodestra che ha creato questo ospedale. Questo ospedale di Albenga è stato creato con i soldi dei comuni, in particolare dei comuni di Alasio, non dei comuni ma dei lasciti, delle donazioni che sono stati fatti alla sanità da cittadini, da meritevoli cittadini. Dei comuni, di, in particolare di Alassio, di Albenga e di Cisano sul Neva. E una parte è, è stata fatta con un finanziamento nazionale, questa legge che poi non è stata mai più finanziata sui nuovi ospedali. E allora l'ospedale Albenga era necessario farlo perché se lei ha presente quella che era la situazione dell'ospedale di Albenga vecchio, veramente eh, era un ospedale dove. Regnavano gli scarafaggi, voglio dire, Beh, perché... ma non andiamo alla genesi della costruzione. Eh no, gene dell ci occorrono è importante, tre trasmissioni per poterlo fare. quello che è importante da dire e va verificato comunque perché, come dico, anch'io aspetto di vedere il protocollo di questi affidamenti. Potrebbero essere affidamenti del management solamente o affidamenti dell'intera struttura, come è stato fatto in Lombardia, per esempio, prevedendo il mantenimento del. Parametri pubblici dei dipendenti, quindi non, non si creerebbe nessun Per quanto lei non ha cambiato idea sul discorso del Assolutamente. E se lo dico io lo dico io e posso dirlo perché ho fatto delle battaglie feroci per il mantenimento di alcuni reparti. Voglio solo ricordare quella che forse da sola è, eh, così è bastata per giustificare la mia presenza in regione per cinque anni. Io sono riuscito a. Ridare 24 ore su 24 l'apertura di emodinamica a ehm, Santa Corona, che vuol dire che se uno arriva con un infarto alle 8 e un minuto trova il personale pronto per recuperarlo, per intervenire per salvare la sua vita. Cosa che prima non succedeva perché il reparto di emodinamica era chiuso dalle 8 di sera alle 8, e 8 di questo, mattina Di questo gliene diamo atto. No, se quindi atto, se però... io dico che Dobbiamo stare a vedere quello che è il protocollo di questi affidamenti e vedere quali sono i servizi che vengono mantenuti e quelli che sono implementati, e eh, lo dice una persona che si è sempre battuta per la sanità pubblica. Quindi, prima di criticare e prima di eh, mettere un veto così politico o eh, strumentale a queste operazioni, secondo me vale la pena di valutare quali sono i vantaggi per i cittadini, perché poi. Lo dimostra il contratto che è stato fatto nella eh, struttura di Albenga privata che cura l'ortopedia. Lo dimostra il fatto che rispetto all'affidamento all precedente è stato fatto un bando dove hanno partecipato sei dei più grandi eh, soggetti eh, della sanità privata, nazionale e non nazionale, perché ha partecipato anche una cordata francese. E questo eh, questa tipologia di interventi si farà col 30% di risparmio sul DRG. Ed è forte, forte questa cosa, perché il 30% di risparmio sono tanti soldi. Okay, però, senta lei prima Quindi si è dimostrato Mi... che il pubblico in questo caso migliora le performance, okay. cioè il privato migliora le performance scusi, dei, dei, scusi, scusi, dei, scusi se, dei... Scusi se la interrompo, però io le vorrei sottolineare una cosa, l'ha detta lei per primo, cioè l'ospedale di Albenga, prendendo l'esempio di Albenga come possiamo prendere l'esempio di Bordighera, non, o di Cairo-Montenotte, certo. ma in particolare Albenga, i lasciti, cioè... Eh, Persone ad un, certo livello, ad un certo livello economico, generose, hanno lasciato i quattrini per l'ospedale di Alassio. C'era un ospedale ad Alassio, l'ospedale con la riforma sanitaria è sparito, è passato all'ospedale di Albenga. Quei soldi che erano del, degli Alassini sono passati all'ospedale di Albenga, come sono passati quelli di Cisano e quelli di Albenga stessa. Però eh, c'è cioè, cioè da, da ricordarlo e questo non dobbiamo dimenticarlo. Come mai il sindaco di Albenga e il sindaco di Cisano, visto che lei ha parlato di Cisano e di Albenga, sono contrari alla privatizzazione e l'unico sindaco che invece è favorevole è il Sindaco di Alassio. Ecco, Spiegarcci lei è di Alassio, faremo piacere che, di capire come mai cioè, eh, chi comanda in questo benedetto paese. Ma non è il discorso eh, so. chi comanda, è una chiara strumentalizzazione politica fatta da esponenti del PD, il sindaco di Albenga e il sindaco di Cisano sul Neva, nei confronti dell'amministrazione di, centro, di centrodestra. Io quando l'amministrazione di centrosinistra in regione faceva una cosa positiva, applaudevo a questa. Questi signori del PD fanno un discorso di eh, chiusura preventiva senza sapere quale sarà il vero, eh, come dire effetto sui cittadini. Io sono dalla parte dei cittadini. Io guardi, l'altro giorno sono andato a compagnia una mia amica che purtroppo ha un tumore al, ehm, al polmone e ha dovuto fare degli esami eh, e una, una particolare eh, terapia eh, all'Humanitas, non volevo dire il nome però potrebbe essere il policlinico San Donato piuttosto che, ne diciamo, eh, che il policlinico di Monza, quindi li diciamo, ne ho detti tre che operano in, in Lombardia, in tre giorni da utente pubblico, cioè quindi attraverso il sistema della sanità pubblica con la prescrizione del medico, in tre giorni ha fatto TAC e risonanza magnetica. Lei sa quanto ci vuole per fare un TAC e risonanza magnetica con la sanità pubblica in Liguria? Ci, ci, vuole, ci sono, sono tempi lunghissimi. Ci vuole allora almeno, io, io, allora, se uno è fortunato, allora, sei scusi, mesi. Io scusa che ma, ma uno io che ha un penso... tumore al polmone non può aspettare sei mesi, deve farlo subito. Allora, ma se funziona in queste realtà private, agli stessi costi della sanità pubblica o ancora meno, perché, come abbiamo visto, con l'appalto della, eh, della, della struttura che è stata appaltata dal Benga il risparmio è del 30% rispetto al DRG nazionale. A questo punto viene da chiedersi uno come fanno e non lo so... Allora scusi, la interrompo di nuovo. Allora voi siete un po' in contraddizione, mi permetta, perché ci sono dei Noi centri di... medici, voi, voi del centrodestra, voi del, di Forza Italia, della Lega, perché poi per si capisce più se comanda Forza Italia, se comanda la, la Lega, se comanda Totti o se comanda Parisi, cioè avete un bel pasticcio. E il pasticcio si concretizza anche nel fatto che la Liguria e, e, e il ponente in particolare e alla presenza di centri medici strutturati in modo tale da poter fare le più svariate visite in 448 io le dico ho dovuto fare i raggi recentemente in una struttura della riviera eh, privata della riviera di Ponente chiamato al mattino al pomeriggio eh, mi hanno fatto le radiografie Ecco, questi centri medici di fronte ad un privato che andrà a dirigere, ad organizzare una struttura come un ospedale, chiaramente rischieranno di morire, perché oggi danno dei servizi che sono inferiori addirittura come prezzo al ticket che solitamente si paga nella struttura pubblica. Però insomma, come centrodestra mi sembrate un po' in contraddizione, cioè ci sono questi centri che funzionano invece di aiutare certi, eh, certe strutture andiamo a togliere al pubblico per dare nuovamente al privato. Il problema è un problema di controllo perché questi centri medici sono efficientissimi alcuni e operano in maniera trasparente, dire, però non c'è un controllo sul, su quello che è il numero e comunque hanno dei limiti dati dalla convenzione che loro hanno perché non è che possono fare milioni di radiografie, milioni di TAC, milioni Fuori dalla convenzione anche, Fuori dalla convenzione non lo può fare quello che vuole. Beh, no, no, sono cioè, sono inferiori i prezzi a quelli dell'ospedale. Ci, dell ci mancherebbe. E' proprio per questo che bisogna dare una, una guida diversa. Poi come dico, io sono in attesa di vedere quali sono... Deve essere cambiata la legge regionale per fare questa cosa. Non è così automatico come si dice. Non è che da domani si schioccano le dita, si fa il bando e i tre ospedali vengono... Vengono dati via. Bisogna valutare tante cose. Ci troveremo magari qui a discutere quando avremo tutti i parametri per valutare quelle che sono le possibilità date, quelli che sono i vantaggi per l'utente finale pubblico al costo della sanità pubblica, cioè al costo zero per i meno ambienti, al costo del ticket per chi ha un po' più di risorse economiche. Ecco, dalla, eh, dalla sanità che è diciamo politicizzata in un certo senso perché insomma la gestione è giusto che sia fatta e le decisioni vengano prese dai politici. Però lei è un politico che oso eh, azzardo dire, è un po' anomalo in questo momento perché lei è il vice coordinatore di Forza Italia, dove si dice che le correnti non esistono, poi appare improvvisamente Parisi da una parte, Toti dall'altra. Toti, prima era il numero uno, è diventato poi il numero uno. Paeri, Parisi adesso è di nuovo diventato Toti, cioè sembra quasi un. Palleggiare con lentezza, non con frenesia, eh, di due tennisti. Lei invece salta fuori, lascia perdere Totti, lascia perdere Parisi, perlomeno da quanto abbiamo capito, e si costituisce una corrente tutta sua eh, che, non se non sbaglio, si chiama eh, Politica per Passione. Il Consiglio comunale di Alassio si dice, eh, dove lei è stato sindaco eh, per un decennio, eh, si dice che sia lì sul filo di cadere da un momento all'altro. C'è il giorno in cui la minoranza si unisce e alcuni dei suoi. Eh, Amici, eh, colleghi di partito, sembra che si eh, avvicinino ulteriormente alla maggioranza, c'è cioè il giorno dopo invece si staccano e non si capisce più da che parte stanno. Insomma, sta di fatto che eh, arrivo alla domanda dura e secca. Che Belgrati, sì, guarda la regione, guarda le strutture ospedaliere e continua con passione sinceramente ad occuparsi di sanità. Ma insomma il, eh, la stella Cometa lo porta sulla capanna, che è il Palazzo Civico di Alassio. È vero che lei eh, si sta preparando per tornare eh, alla guida della città di Alassio? Allora, la domanda è complessa nel senso che eh, ha delle premesse. La premessa principale è che il eh, movimento che io ho contribuito a fondare con tanti amici, Politica per Passione, un movimento di tipo provinciale, per ora, perlomeno eh, tendiamo eh, a rimanere nell'ambito della provincia, non è una corrente. È un'associazione politica che si occupa sul territorio di problemi di cui i partiti parte dei partiti del centrodestra non si occupano più o comunque tendono a uh, occuparsene solo nel momento delle elezioni e questo non va bene perché secondo me bisogna tornare a parlare con la gente, bisogna tornare a radicalizzare le idee sul territorio ed è un'associazione politica che vede presente persone di eh, svariati partiti o anche no, voglio dire cioè ci sono esponenti di Fratelli d'Italia, qualcuno della Lega, de, di Forza Italia, eh, di, di altre formazioni politiche eh, del, del centrodestra e comunque eh, non è un problema che tipo di tesserai, l'importante è che sei nell'alveo. Del centro sì, arriviamo, arriviamo alla, alla risposta alla domanda. Detto principe, fatta questa permette, premessa, lei mi, lei mi chiede. Che se mi faccia un elenco mh. di partecipanti al suo movimento. No, no, no. Qui è un, un partito trasversale che sta nascendo. Certo, allora. Una sorta di partito è trasversale che. Pronto a un dare una mazzata definitiva e riconquistare il comune di, di, al ma no, di Alassio, cosa... magari non sotto il vessillo di Forza Italia. No, no, io credo che sia finito per i comuni piccoli. Il momento delle liste di confessionali, diciamo, no? e quindi bisogna fare delle liste civiche dove si allarghi il più possibile il range di partecipazione ai cittadini, perché se anche uno. È eh, un po' di sinistra, di, di centro-sinistra diciamo così. Non è detto che non possa partecipare a una giunta dove il referente principale è un esponente del centrodestra. Ecco, pertanto non di Forza Italia, perché dovrebbe chiedere il permesso a Vaccarezza, visto che Vaccarezza è il coordinatore di Forza Italia da Lassi, sì o no? Ma eh, Vaccarezza è stato nominato coordinatore di Forza Italia straordinario anzi commissario non coordinatore nel momento delle elezioni di Alassio eh, per una serie di motivi alcuni non li ho capiti ma eh, da Claudio Scaiola che ha deciso di mettere una persona diciamo terza esterna a questa, a questa mh, competizione a que esterna eh, come, come eh, città diciamo no? non era della, di Alassio e quindi ha messo vaccarezza. Chiaramente se deciderò di scendere in campo eh, ed è possibile perché credo che le soddisfazioni che dà eh, il fare il sindaco della propria città, se uno lo fa come va fatto, cioè come credo di averlo fatto io. Voglio ricordare, ma lo sanno tutti: ma non siamo in campagna elettorale. Sì, no, no, eh, certo, tutto. alcune cose importantissime come il Grand Hotel. La casa di riposo per anziani, l'ampliamento del porto, l'Aurelia Bis, grazie anche a Claudio Scaiola che ha trovato i soldi, eh, la casa di riposo per gli anziani: cose che voglio dire eh, sono state fatte a volte anche a costo zero, con delle idee ma con dei risvolti eh, personali che mi hanno colpito, come le indagini e i successivi processi. Io ricordo che sono stato assolto. Per i processi del comune da almeno 24-25, perché sono 28 in tutto eh, che mi hanno visto protagonista i processi in cui sono stato assolto, ma quelli come sindaco o assessore precedentemente sono mi pare 24-25. Quindi eh, è chiaro che c'è un. Ehm, per fare il sindaco bisogna farlo in una certa maniera. Comunque, lei è puro come un carubino, pertanto insomma no, si io può, puro si può, non <ride> sono mai stato. Può, mi canta, ma come reagisce al fatto, ecco, visto che siamo entrati nell'argomento, come reagisce al fatto che a Alassio eh, prendendo diciamo, a prestito la famosa frase di Montanelli, no, mi tappo il naso e voto di C, ma sono in molti che dicono e sento dire mi tappo il naso e voto Melgrati. Cioè eh, che cosa significa per lei questo? Significa che hanno apprezzato... Quello che io ho fatto, al di là dei difetti che posso avere, che tutti abbiamo dei difetti, no? E quello che mi imputano: il più grosso difetto che mi imputano è che io faccio il professionista e continuo a fare professionista anche quando facevo il sindaco o l'assessore. Eh, è il mio lavoro che ci devo fare, non è che però dico, eh, se molti di sinistra eh, mi apprezzano e sono disponibili a votarmi eventualmente per una mia candidatura a sindaco o anzi, eh, ho sentito l'altro giorno un, un esponente del PD che dice. Rimpiangiamo Melgrati, ci tocca rimpiangere Melgrati. Questo è incredibile. Ecco, pertanto, dire, no? la ringrazio anche perché lo scoop l'abbiamo avuto perché questa incertezza diventa certezza. Pertanto Beh, certezza, Io la valuteremo. Già, io direi la valuteremo, già che non deve so. chiedere il permesso a nessuno, no? Questo sono poco. Che lei sicuro. non deve chiedere il permesso a Vaccarezza, non ho pertanto, mai chiesto permesso. Molto a probabilmente lei sarà candidato sindaco. Beh, eh, facciamo, i nostri, facciamo i nostri auguri. Ringraziamo, la ringraziamo per essere stata con noi a parlare di, argomento, di un argomento. Particolarmente delicato ed importante per il territorio. Ringraziamo voi, telespettatori, per averci seguito e come sempre vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21.45 su Imperia TV. Grazie ancora e buonasera. Buonasera. <sus> <ride>